Tommaso Arrigoni, chef titolare del ristorante milanese Innocente Evasioni, personaggio televisivo, autore di libri, l'ultimo si intitola Uno chef senza sprechi, collabora con importanti testate del settore, tra cui Bar Giornale, produttore di vini Monferrato e molto altro. Tommaso, cosa stai facendo in questi giorni? Allora, in questi giorni praticamente poco o niente, sto facendo qualche video ricetta per i miei social, sto collaborando un pochettino anche con Nespresso che mi ha chiesto di fare delle ricette contaminate con il caffè, però sto lavorando praticamente da casa. Sono sceso solo oggi, in questo momento mi trovo nell'ufficio del ristorante, sono sceso solo oggi perché... delle cose burocratiche impongono che io sia qui, dovevo fare delle robe che da casa non riesco a fare, quindi questo è quello che sto facendo. Adesso sto cercando di incominciare a guardare al domani, perché purtroppo sono consapevole del fatto che finché siamo chiusi siamo un po' in una bolla e siamo un po' in pausa, e quindi va tutto male, ma va tutto bene. Il problema sarà quando poi potremo riaprire, perché temo, e un po' la mia paura è quella che non ci saranno le condizioni nell'immediato di poter riaprire in maniera normale, e non ci sarà nemmeno, secondo me, molto la voglia da parte del consumatore di prendersi dei rischi per uscire a mangiare. E quindi, insomma, ho fatto un po' di ragionamenti e sto cercando di capire se riesco a mettere in piedi un delivery, consapevole del fatto che il delivery è tutt'altra cosa rispetto a quello che faccio io. Mi parlavi prima del delivery, di una cosa che stai organizzando a Londra, e un delivery poi anche in Italia o solo? Allora, in realtà sì, sto iniziando a parlare con questa società di delivery che è già attiva dal 2015 a Londra, per la quale io sono stato il project manager in realtà, perché sono stato io il consulente esterno che ha creato tutto il prodotto da deliverare. Sono consapevole del fatto che il delivery, proprio forte di questa esperienza, che il delivery non è affatto una cosa semplice e non è fattibile, soprattutto per un ristorante come il mio, proporlo nel quotidiano. Quindi vorrei fare questa collaborazione con loro proprio perché usciremmo con un nome di un servizio che è dedicato a quello, che ha già dei piatti che sono stati pensati per quello e che ha tutta una serie di prodotti pensato per quello. È una valida alternativa, perché oggi sul mercato, sulle piattaforme di delivery, non c'è nessuno o pochissimi che fanno cucina italiana tradizionale. Deliberata e fatta bene. Oggi, se vai su una piattaforma di delivery, più che hamburger, poke, sushi, qualche pizza non trovi. Quindi, se uno vuole mangiarsi un piatto di pasta buono, una polpetta buona, una roba così, non la trova. Quindi, e quindi niente, adesso sto cercando di far partire questa cosa. Vorrei entro questa settimana chiudere tutti gli accordi commerciali con loro, per partire già con la produzione settimana prossima. In Italia pensi di fare qualcosa del genere, lavorando magari dal ristorante? No, è proprio questa cosa qui la vorrei fare proprio in Italia. Cioè, a Londra sta già funzionando, sta andando molto molto bene, hanno avuto chiaramente un incremento di fatturato notevole in questo periodo di coronavirus. Nonostante gli uffici siano chiusi, perché loro hanno la dark kitchen tra Canary Wharf e Shadwell, che scusami, tra Canary Wharf e City, che è proprio la zona, è il fulcro degli uffici, che in questo momento in realtà sono tutti chiusi, però poi loro sono stati molto bravi perché hanno aperto anche degli hub nel centro della città, e con quelli stanno facendo numeri maggiori che nella normalità sulle piazze degli uffici, quindi... Certo. Quindi tu adesso potresti tornare operativo anche con i collaboratori? Sì, l'idea è proprio quella di utilizzare fino al fermo obbligato di utilizzare la cucina di Innocenti Evasioni, che in questo momento è ferma, quindi usare la cucina di Innocenti Evasioni per fare la produzione per Godo.
E poi se funziona, perché comunque è un test, vogliamo capire se funziona, se dovesse per caso funzionare, poi loro sono pronti a investire anche su Milano e quindi a quel punto certo. apriremo una cucina dedicata. Però diciamo che io ho il vantaggio di essere aperto solo di sera e quindi anche se dovesse iniziare a funzionare abbastanza bene, possiamo anche pensare di produrre di notte e di mattina tutto il delivery che ha una produzione industriale in realtà. Mm-hmm. Certo. E poi utilizzare la cucina nella giornata normale per innocenti evasioni. Quindi... Certo. Pensiamo a una pseudo normalità. Se fra una settimana si sapesse che puoi riaprire il ristorante normalmente, cosa faresti come prime cose? Allora, dico la verità, se dovessero darmi l'ok nell'immediato, dipende molto dalle condizioni economiche, nel senso che mi auguro che non facciano una cosa del genere senza pensare ai dipendenti nostri. Io ho sempre un po' il focus su questo, perché per me la mia squadra, i ragazzi sono sacrosanti. Io oggi sono qui per lavorare per loro, perché stiamo cercando di non far mancare niente a loro. Quindi io mi auguro che non facciano un'apertura così, benissimo, da oggi potete aprire e basta, perché io penso che il 50% dei nostri ragazzi non potranno rientrare subito, quindi tutti subito non sarà possibile, perché non ci sarà la richiesta per questo. Quindi io sto lavorando affinché questa cosa del delivery mi dia la possibilità, il 50% dei ragazzi che io non posso impiegare nel ristorante perché non avremo un'affluenza tale da richiedere così tante persone, quindi la mia idea è di spostare il 50% dei ragazzi che non lavorerebbero in innocenti evasioni su un'altra attività che è quella del delivery. Quindi mi auguro che non facciano una roba del genere, perché io sto pensando a questo, ma molti altri miei colleghi non hanno la possibilità neanche di farla questa cosa qua. Quindi è un discorso più di welfare che di apertura. Detto questo, io penso che si ritorni alla normalità. Non leggo tante cose, tante idee, tante cose. Io penso che ci sia voglia, mai come in questo momento, ci sia voglia di tornare alla normalità. Quindi io continuerò a fare il mio ristorante, i miei menù, la mia linea che mi ha premiato da 23 anni a questa parte in maniera costante. Quindi io penso che il mio cliente abbia voglia di tornare da me per passare la sua serata classica, la sua serata sicura, no? Con il cibo buono, nel posto bello e tutto quanto. Ripeto, non sarà così facile. Io prevedo che la normalità sarà da gennaio 2021. Prima assolutamente no, cioè io non la vedo, non c'è una normalità prima. Quindi forse si tornerà al 50% verso settembre e poi piano piano si raggiungerà la normalità. Certo. Ma secondo te i clienti avranno delle richieste particolari, non gastronomiche intendo, ma di sicurezza, di igiene, di... Ripeto, io vedo, ho notato molta maturità nell'insieme della comunità, no? E io penso che la gente non abbia così fretta di venire a mangiare se non è sicura al 100%, per quello che dico che siamo sicuri che è così importante aprire imminentemente un ristorante o reiniziare a fare eventi quando non abbiamo la garanzia di essere sicuri stando fuori. Io penso che la gente sia abbastanza matura e abbia capito che il problema è ben diverso e non si può fare... Cioè questa cosa qui ci ha insegnato che non possiamo fare gli arroganti, no? Boris Johnson ce l'ha insegnato proprio, è stato l'esempio... Ma no, è così, noi eravamo abituati a essere molto arroganti, no? Inconsciamente, ma eravamo arroganti, no? Uno come lui che dice, ma no, ma le facciamo, stiamo aperti e tutto quanto, è stato il primo che se l'è beccato, e non si scherza, e quindi secondo me la gente questa roba qua l'ha capita. Certo. Quindi
secondo me non ha tutta sta fretta, avrà la pazienza di aspettare di uscire. Quindi poi chi uscirà probabilmente si terrà la mascherina, però sai come fai a venire a mangiare al ristorante la mascherina? Cioè, no, certo. Lo puoi tenere fino a un certo punto, ma poi devi togliere. No, ma il problema è più nostro che del cliente, capisci? Io devo portarti il piatto al tavolo, mi devo per forza di cose avvicinare, cioè come posso, cioè un mio cameriere deve venire a prenderti la comanda, deve venire, ha bisogno di parlare, bisogno di, cioè noi facciamo un lavoro che è anche un lavoro di contatto, un contatto umano, capito? Certo, quindi, certo. L'unica alternativa che vedo è appunto il delivery, dove io ti consegno una cosa, deve essere fatta molto bene, purtroppo ho visto delle cose fatte un po' in maniera dilettantistica in questi giorni, ecco, io piuttosto che farlo male non lo faccio, cioè certo. Sto aspettando, è 2 settimane che lavoro su questa cosa qui, non è una roba che si improvvisa, e quindi nel delivery è importante tutto, dal cibo al packaging, al tipo di servizio, c'è tutta una serie di certo. È complesso come, certo. Ad esempio pensi anche a una consegna vini, per dire? Sì, avremo anche la parte del beverage, certo. Certo, ok. Chiaramente sarà molto ristretta, non avremo una grande scelta. Oh, certo. Però, ripeto, è una cosa dove... Allora, la differenza tra il delivery e la cena in un ristorante come il mio, sostanzialmente è che da me... Uno viene per fare una buona esperienza e per passare una serata diversa. Il delivery è una roba che oggi è una necessità. Non posso uscire, so perfettamente che non avrò l'impiattamento stellato, non avrò, però mi concedo un upgrade di una pasta al pomodoro che mi potrei fare benissimo. Certo. Io, ecco, certo. È la differenza. Dai, ti ringrazio per la tua disponibilità, ci vediamo presto e arrivederci. Grazie mille, grazie. Ciao, grazie. Ciao.